alla US Tabia dopo l'esperienza di Ischia, con la tua ultima esperienza, che cosa è successo a Ischia? Vediamo un po' che tutti stanno scappando praticamente, e anche tu hai ovviamente preso al volo questa opportunità di US Tabia. Diciamo che Ischia è organizzato molto bene, poi sono stati 4 punti di penalizzazione. Niente, io ho avuto l'opportunità nel 6 gennaio di venire in una piazza importante come Castellammare e ho accettato subito. Ecco, ti abbiamo già ammirato nella gara del quel rocambolesco 5-5, rocambolesco dire poco, le tue qualità, ecco, ma tu se ti vorresti descrivere con la piazza, che calciatore sei, come ti piace giocare, a 3, a 4, in quel ruolo? Vabbè, io sono un centrocampista, ho giocato sia a centrocampo a 3 che a 2. Allora, quest'anno ho fatto diciamo più ruoli per esigenze perché abbiamo avuto molto di a Ischia. E niente, ho fatto sia il regista e anche la mezzala, poi dove bisogna giocare io gioco, sono giovane, mi devo adattare. Ecco, per quanto riguarda il prossimo impegno, la US Tabia dovrà giocare a Lecce, una gara molto diciamo, importante, molto difficile. Ecco, tu ti aspetti di esordire, come sono le tue condizioni fisiche? Vabbè, io mi sono sempre allenato, fino anche all'altra settimana ho fatto anche un buon richiamo di preparazione con l'Ischia. Io sono a disposizione del mister, giustamente in questo momento spero di giocare, poi deciderà il mister. Ecco, anche altro effetto la Juve Stabia, che cosa ti ha convinto di venire qui a Castellammare? Beh, la Juve Stabia, a parte il blasone della squadra, della società, è tutto, quindi è una piazza importante, come ho saputo dire, ci fosse questo interessamento, non ci ho pensato due volte, ho accettato subito Castellammare. Ecco, se dovresti mandare un messaggio alla tifoseria, noi lo facciamo un po' con tutti i tuoi arrivati, che cosa ti sei venuto? Sento dire che ci sarà il massimo impegno e sui darò la maglia per la base, per tutti i tifosi.